Ciao a tutti! Oggi siete pronti? Sorpresa! Eccole! Sono arrivate da noi le Lil Sister serie 3 confetti pop. Allora, eccole qui, finalmente è arrivata la scatola, non ci possiamo ancora credere. E qui... Cos'è? No, non ci credo! Allora... Lui. È lui. Non credere. Questo box arriva dagli Stati Uniti perché appunto ancora non si trovano qui. Nei prossimi mesi, eccetera, arriveranno anche in Italia. Per adesso le trovate qui, in questo canale. Quindi mi raccomando, iscrivetevi perché almeno non perderete neanche un unboxing e neanche una storia di queste nuove Lil. Questa è la nostra pallina gialla. Eccola qui. Adesso ve la faremo vedere benissimo tutta quanta e vi faremo vedere anche la scatola. Lara, ce la mostri? Sì, qua ci sta una Lil. Esatto. E qua c'è la baby di Cosmic Queen. Esatto, sull'altro lato. Allora, sono tutte... Gaga. Queste non le conosco, sono tutte nuove, quindi esatto, ecco, insomma, perfetto. Abbiamo... Esatto, sono... Eccole queste qui. Queste le conosciamo, Prankasta, Super BB, Cosmic Queen e la Lil di Viola. Allora, in pratica hanno tennis. Fatto le Lil di quelle LOL a cui non c'era ancora la sorellina, giusto? Esatto. E ne hanno inventate nuove. Ci sono dei nuovi club e quindi ci sono proprio delle nuove Lil. E anche nuove sorprese. E nuove sorprese. Quindi io direi che dobbiamo fare una cosa molto importante. Dobbiamo dirlo a Lollina. Quindi, no, aspetta. La bendo? Sì, bendala perché sennò non... Fatto. Lollina? Sì, perché mi avete bendata? Non devi vedere, cioè abbiamo una sorpresa per te. Quale sorpresa? Dov'è? Allora, dov'è? Ti faccio, guarda, tocca qui. Secondo te che cos'è? Non lo so. Stai annusando? Sento odore di... Non lo so. Dai, ti libero. Sei pronta? Sì. Oh! Lil Sisters... Ma... È confetti pop. Esatto. Io ti adoro. Guarda Lollina, questa volta devo dire a Lollinetta. Ditemi, cosa c'è? Chi mi chiama? Oh, la serie 3. Era ora. Ci avete messo un sacco di tempo a farla arrivare. Lollinetta, ti prego, non fare la polemica. L'abbiamo fatta arrivare e devi essere contenta. Sì, sono molto contenta. E adesso l'apriamo. Tutte? Dai. No, Lollinetta, non è che possiamo aprire tutto il box in un video solo. Ah no? No. Anzi, questa era soltanto un'anteprima e adesso io la appoggio lì, era soltanto per far vedere che è arrivata la scatola. Poi, scusami. Aia, nei sei prossimi... cascata come Lillida. Lo so. Nei prossimi giorni le apriremo. Io adesso però... Stai scherzando? No, Lollina, su, c'ho da fare, è tardi e adesso fate le brave, ok? Ok. Dai, su, mi metto qui. Oh, mi raccomando, niente scherzi, Noi andiamo di là. Ok, ragazze. Allora, senti Lara, io questa scatola però adesso la tolgo perché la mettiamo via e ci organizziamo per i prossimi video dei prossimi giorni, ok? Ok. Va bene. Ok, devo sistemare un sacco di cose. Perfetto, la libera. Lollinetta, prendi la pallina. Non capisco perché io devo fare le cose difficili e pesanti. Senti, ma dobbiamo aprirla? Sì, certo. Tecnicamente questa cosa non è che andrebbe tanto fatta, però... Dai, okay. Sono d'accordo con te, apriamola. Da che parte? Dalla cerniera, ovviamente. Tu sei capace? No, è molto dura. Tocca trovare il modo per aprirla. Pensiamoci. Oh, ma cosa c'è da queste parti? Ciao Lollinetta. Ciao. Ma quella è una pallina. Sì. Una Lil Sister. Certo. Serie 3. Sì. Che è quella serie che viene dopo quell'altro numero
che... aspetta, non... dopo la serie 2. Ah, sì, grazie, è vero. Dopo la serie 2 c'è la serie 3. Cosa fate? Dobbiamo aprirla. Ah! Ci siete capaci? No. Vi aiuto io! Oh, guarda, una grattugia. Forse se mi strofino con questa mi potrei togliere il collare. No, questa ci serve. E che cosa ci dovete fare? Ci devo aprire le lille. Uffa, uffa, uffa. Con questa l'aprirete benissimo! Alice, stai scherzando? È una grattugia, tecnicamente non va bene. Oh, mannaggia. Aspettate, ho trovato! Con questo! Un tagliaunghie? Tecnicamente non va bene, quello serve a tagliare le unghie. Ah, anche tu dici le u? No. Ma ti ho sentito. Piantala. Ah, ok. E quindi ho trovato come fare. Come? La guardiamo. Siamo qui e la guardiamo. Che scherzi! Ma dobbiamo aprirla! Chiamate Barbara e Lara. No! Perché? Perché... vabbè, allora io... cosa stavo dicendo? Come non detto. Ma qui dobbiamo risolvere. Dai, chiama Lara. Lara? Sì? Che c'è? Noi avremo una pallina nostra. Che... questa? Già? Ce la apri? Sì, però non sarebbe chiamare meglio chiamare Barbara, no? È meglio se la chiamiamo. Vabbè, dai, chiamiamola. Barbara! Barbara! Allora, che c'è, ragazze? Che cos'è questa? Vogliamo aprire. Ma questa era nella scatola? Sì. E adesso è fuori dalla scatola? Sì. Ho già capito tutto. Con voi non si riesce mai a tenere una pallina chiusa. Va bene, allora, unboxing. Vado? Allora, Lara, dai, apriamo questa prima. Lil sister. Dai, senza troppe storie, non sto nella pelle. Allora, ti incido la plastichina e la tiri tu? Sì. E si è rotta. Come nelle migliori tradizioni, le nostre palline si staccano male. Allora. Andiamo in orizzontale. E come sempre gli unboxing si fanno girando. Esatto, giriamo il foglietto, giriamo la pellicola finché non troviamo il nostro primo indizio. Eccolo. Esatto. Questo lo apriamo così. Allora, pronti? Chissà come saranno. Allora, c'è una freccetta. E un orologio. E dietro c'è scritto It's playtime. Andiamo avanti? Sì. Dollina, questa la vuoi tirare tu? E non ci riesco, se ero capace l'avevo già fatto. Scusa, non fare polemica. Allora, guarda, facciamo l'apri così. Tu? Ti taglio un pochino della cernierina e devi tirare, ce la farai sicuramente. Sei pronta, Dollina? Vai! Ce la faccio! Non si è neanche rotta, brava Lollina. Apriamo il secondo strato. È rosa. Allora, la nostra pallina è rosa. E qui c'è il secondo indizietto, quello... no, l'adesivo. Vabbè, prendi. Ma ci indica cosa farà. Quindi che è? Cambia colore? Sì. Allora, cambia colore. Che carina sta Lil. Che carina. Giriamo, vediamo che cos'è. E qui invece c'è lei piccola. Allora. E sembra skater, ma infatti, con i capelli sembra marroni. Skaterina piccolina con i capelli scuri. Posso tirarla io? Puoi tu, certo. Aspetta, io te la incido e tu tiri, ok? Ok. Così magari riusciamo a staccarla intera. No, non ce la faremo mai. Eccoci, sono riuscita. Ok, e questa è l'ultima buccetta. Ci siamo? 3, 2, 1. Toppete. Allora. Belle le bustine. Le bustine sono cambiate di colore e sono diventate rosa chiaro. Eccole qui, sono sempre con
il pattern che avevano prima, quindi allora, o le righe diagonali oppure i puntini. Vediamo un secondo. Andiamoci a vedere la cartina, giustamente. Esatto. Qua ci sono le grandi. Allora, queste sono le meravigliose LOL della serie 3. Questa è la mia preferita. Adesso poi le vedremo meglio tutte quante. E andiamo al versante al lato delle LOL. C'è Baby Sugar Queen. Come potete vedere ci sono dei fantasmini, quindi capiamo già che questa è una wave 1 di questa serie, ok? E ci sono tanti club, alcuni club già li conosciamo, tipo c'è l'Opposite Club, che in questo momento non c'è nessuno, sono entrambe due fantasmini. E poi ci sono dei club nuovi. Il Retro Club c'era già, l'Athletic Club c'era. Guarda, hanno fatto la Lil Kurt, la piccolina della nostra tennista. Hanno fatto la piccolina di Cosmic Queen, la piccolina di Sugar Queen, fantastica. Ci stanno le Theater Club, che è per Super BB, Coconut, esatto, e hanno fatto la piccola Pranska e la piccola Coconut. E poi ci sono il Glam Club, lo Steam Club e il Rock Club, lo Swim Club, insomma c'è veramente tanto. E questa è buffissima, questa ha i bigodini in testa. Che carino. Io direi di andare avanti e di cercare di capire chi è. Allora, come sempre abbiamo la catenella con il gancetto, che dovrebbe essere questa. Apro io questa, dai, tanto non è nulla di... Che? Esatto, lo sappiamo già che è un gancino. Ecco qua, e questo è l'anellino per la nostra pallina. E andiamo avanti. Posso io? Certo. Posso io? Vai. Posso io? Posso io? Vai. Posso io? Sì. Posso io? Sì, Lollina, dai. Allora, questa la voglio aprire io. Dio. Non ce la faccio. Vai, che ti... Ce l'ho fatta. Sono scarpe? Non lo so. Però è uguale. Sono scarpe. Allora, che cosa c'è qui dentro? Non escono. Una scarpe, una, la vedo, una scarpina, due scarpine diverse, guarda, sono una scarpina sul verdino, mi è caduta, e una scarpina rosa. Apriamo questa. Ok, ovviamente nel... che cos'è? Borsa popcorn. E non ha il manico. No, perché è un pacchetto, non è una borsa. Dobbiamo rimetterla un pochino in forma. È un pacchetto di popcorn. Ora, la bambolina. Basta, sono finiti gli indizi? Forse sono finite le bustine? Chi è. No, ce n'è una, quella con la bambolina. Oh, Brancastina! No! Quella che volevo io, quella che volevo. Ecco, io, a posto. Io. Ciao Lara, è impazzita Lara? Cioè, questa è Brancastina. Ecco, anche è arrivata la nostra Brancasta grande. Sì. Abbiamo composto un'altra coppia. Quanto sei carina. Allora, eccola qui. Questa è la Baby Prancast. Sembra una cinesina, è bellissima. Ecco perché aveva le scarpine così. Perché Prancasta è vero. Ha uno stivale verde e uno rosa. Non ci avevo mica pensato. Hai perso il fiocco, Prancasta. Dove l'hai messo? Eri emozionata? Sì, allora, in effetti è vero, Brancasta ha gli stivali diversi e quindi adesso se tu vuoi toglierti gli stivali potrai metterti le scarpine che ti ha portato la tua sorellina. Sei contenta? Tanto! Ecco il fiocchetto. Ecco il fiocchetto. Allora, benvenuta. Vediamo un po', allora, il tuo club è il Theater Club e adesso dobbiamo fare la nostra prova dell'acqua. Fredda! Esatto. Allora, prendiamo la ciotolina dell'acqua e bagniamo la nostra Lil Pranchina. Come la chiamiamo? Prancastina. Prancastina o Pranchina? Pranchina. Pranchina. Sei pronta? Sì, sono tu. Anche tu dici TBT, quindi anche la serie 3 dice TBT. Certo. Andiamo, eh. Ogni serie dice... Oh! Cioè, ma si vede? Cambia tantissimo. Cioè, cambia tutta. Guarda. Allora, in pratica è vestita adesso. Cambiano tantissimo, ecco. Allora, siete pronti? Anch'io vado? Cambio. Lo so, aspetta un attimo. Vediamo prima tua sorella. Dai, firma. Wow. Allora. Come me. Le gambette. Vedete? Il pannolino è cambiato. Le è spuntata una maglietta. La frangetta, guardate, fa delle ciocche. E la faccina Anch'io. Ha due stelline.
È vero, anche tu. Praticamente riprende le stesse tre ciocche dei capelli di Prancasta. Ecco soltanto qui, nere qua. Ma diventano nere. Anche lei ha le stelle sulle guancine, le sue sono molto più grandi e appunto riprende molto i colori della sorella grande. Sei bellissima. E adesso Lara, devi mettere l'adesivo, no? Il sì. Nostro primo adesivino sulla cartina delle serie 3. Ecco qua, la nostra Lille Prasca. Cambia come diremo colore. Noi, Pranchina. Allora, una cosa molto importante, volevo farvi vedere che... Che? Allora, guardate. Questa è una serie 2 e questa è una serie 3. I colori rimangono, mi sembra che rimanga più colorata nel tempo la serie 3. Guardate, se voi notate, le ho bagnate insieme e la serie 2, diciamo che si cancella prima, vedete? Guardate, si vede proprio andare via il colore, mentre la serie 3 permane di più. Quindi probabilmente hanno una... si colorano con una temperatura meno fredda, mentre come sappiamo le Lille e le Lolla si cambiano colore con l'acqua proprio ghiacciatissima, probabilmente queste no, oppure mantengono di più il colore cambiato. Bellissima, non potevamo trovare una più carina come prima apertura, siamo veramente veramente felici. Pranza, cioè, secondo... io non me la immaginavo, cioè quella che volevo in assoluto. Lei volevi, sono felice per te. E allora... noi speriamo di avervi fatto divertire, speriamo di avervi dato una grande novità e se volete continuare a vedere i nostri video, vi piacciono i nostri video, iscrivetevi al canale, mettete un like, è stato un unboxing impegnativo perché veramente questo è toy hunting di quello vero, per trovare queste Lille abbiamo fatto di tutto, ma sono qui, quindi speriamo di avervi fatto veramente felici. Un bacio a tutti quanti e ci vediamo per i prossimi unboxing delle nostre Lille e per tante altre novità, le storie, tutto il resto, rimanete sempre sempre con noi. Grazie, grazie a tutti quanti. Ciao.